No, guardi, io non sono venuto qua per scherzare, nemmeno per giocare, mi creda, se no me ne stavo a casa, sono anche stanco. Termini il suo intervento, poi passiamo agli altri. Benissimo. Padovese. Cercherò, faccio notare a tutti che sono molto disponibile e passo subito. Ma anche il Consiglio regionale, la nostra rappresentante di Repeteno, di fare delle mozioni e delle interrogazioni perché chiedesse alla Regione di muoversi per salvare un patrimonio storico e produttivo importante come è la Gignago, tessile. E questo darebbe la possibilità anche di una gestione equa e condivisa delle politiche comunali, in maniera tale che non ci troviamo ex post del comune che viene a spiegare cosa vuole fare, ma ex ante, prima della decisione del comune, ci può essere già un interattivo e produttivo tra frazione e giunta e consiglio. Grazie, allora ringrazio anche perché le domande poi sono il pubblico, ovviamente il presidente della questa parte, la Rosario Fadovani e la Marco Corazza che sono in mezzo a voi e ringrazio che sono i miei collaboratori, quindi anche in Friuli. Bergamo, lei ha già risposto per quanto le fai. Non mi pare, cerchiamo di rispondere. Credo che i cittadini delle frazioni abbiano gli stessi diritti dei cittadini del centro. Partendo da questa concezione, bisogna soprattutto dare quei servizi. Ognuno ha la sua opinione, io sono per le ronde tutto spiano, ma comunque sono a zero di conto. In Emilia Romagna che è una regione rossa, in Emilia Romagna nello statuto regionale le ronde ci sono. Non so come fanno persone che mettono a disposizione il loro contributo per la loro potenza, magari per avvisare una cosa sua anche la regione. Allora, intanto sarei molto attento e lo dico al direttore soprattutto a criminalizzare le persone. Uno può essere bianco, nero, verde, tutti uguali, alla fine tutti mangiamo, beviamo, dormiamo, il sangue è rosso indipendentemente dal colore della nostra pelle. Quindi attenzione. Chi è criminalizzato? Chi ha criminalizzato? Lei ha detto, parla con lei, si è detto, ah, no, chi va a criminalizzare? Prego, io accetto tutto, però... Ma è stato esibito un altro. Il governatore del Veneto e quello del sindaco di Portogallo sono vicini, però nessuno pone un problema di cambiare l'altro. L'altra questione che voglio dire è che da quando amministriamo abbiamo creato una stabilità forte, non abbiamo mai litigato, non abbiamo mai portato la stella in problemi, abbiamo cercato sostanzialmente di rendere un'amministrazione trasparente.